un minuto perché mi dice configurazione di riunione live mi ha chiesto c'è qualche, qualche problema per fare la condivisione la tua pagina trasformitale via trasmissione e non me la fa avviare e appare la scritta in attesa del segnale video in diretta la diretta sta attendendo un segnale, dovrebbe riprendere a breve. Era cominciata però. Timeout connessione, riprova. Ah, io sì. ci ho scritto in diretta su Facebook. E eh, vi vedi? Ti vedi? No, adesso non so perché non sono voluto. Che... Alessandro, io vedo. Ah. A posto. Bene, allora possiamo cominciare la parola direttamente. Salve a tutti, questa sera siamo insieme con Franco Berardi Bifo e partiamo diciamo da una discussione che nasce da un libro, uno degli ultimi libri di Franco perché poi ne ha scritti già, già un altro e poi ne sta scrivendo ancora un altro, perché Franco è una, uno di quegli intellettuali che non smette mai di, come dire, di lavorare, di pensare, di riflettere e così via. È un ragazzo del 1949 e, e quindi eh, diciamo è una figura ormai storica, anche se poi è sempre molto fresco ecco, nel, suo, nel suo ragionare nel suo modo di essere e eh, nel 1968 aveva 19 anni nel 69 20 eh, però era già eh, diciamo attivo eh, credo che sia entrato nella FGC nel, eh, nel, nel quando c'aveva aveva 14 anni eh, quindi eh, da un punto di vista della partecipazione della cultura politica eh, una persona che in maniera molto precocemente è entrato e poi eh, siccome il libro è Ultimi bagliori del moderno lavoro tecnica e movimento nel laboratorio di potere operaio ecco con potere operaio entra in eh, quello che diventerà poi potere operaio entra in contatto già nel 1966 eh, Franco e Bolognese, e quindi c'è la parte emiliana veneta di potere operaio che inizia prima ancora, diciamo, della nascita stessa del, 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 del movimento, del gruppo. Ecco ora, eh, nello stesso tempo, però, ecco, la cosa molto interessante è che lui ne è uscito da Potere Operaio nel 1971, dopo il congresso, eh, il convegno dell'Eur. Ma già un precedente convegno a Bologna eh, aveva già manifestato alcune sue preprofessità rispetto alla direzione che si stava intraprendendo. E quindi eh, rimane interessante il fatto che, appunto, eh, essendone uscito anche precocemente rispetto al fatto che il potere operaio è durato fino al 1973, e eh, mantenga questa fedeltà, come dire, <ride> alla ditta di potere operaio, no nel senso che appunto il laboratorio di potere operaio, il libro è questo, e il laboratorio di potere operaio in realtà nasce eh, diciamo con l'operaismo dei primi anni sessanta quindi con figure ormai celebrate, in cui si è pubblicato quasi tutto, Raniero Pansieri, Mario Tronti, eh, Romano Alcuati eh, e tanti altri. Eh, con tutta una serie di riviste, ecco, dai quaderni rossi alla diciamo, a, uh, classe operaia e così via. Uh, ecco, ora io quello che eh, quindi nasce all'interno della corrente del, del, dell'operaismo, ecco. nello stesso tempo però la cosa interessante da cui vorrei fare la prima domanda a, a, a Franco, è che credo lui giustamente eh, dica che l'operaismo eh, diciamo nel, forse nel contesto storico in cui è nato, quindi parliamo degli anni 60, forse i primi, primi anni 70, diciamo, ha un senso chiamare questo, questa cassetta degli attrezzi, questo diciamo questo eh, frutto del laboratorio eh, operaismo Poi però in realtà, forse, ecco lui. Eh, qui io sono, lo apprezzo da questo punto di vista. Lui parla appunto che sarebbe meglio usare il termine composizionismo. Ora è un termine che può sembrare un po' eh, strano, ecco, però in realtà è quello che richiama alcuni del, degli, dei concetti, la griglia concettuale eh, sviluppata appunto anni, negli anni dell'operaismo però credo che eh, abbia anche la funzione, e quindi il tema, per esempio, fondamentale è quello della composizione sociale, eh, però ecco, il, la, la, la cosa interessante è che proietta l'operaismo al di là eh, della fase storica, no? ecco, per cui eh, io vorrei che appunto eh, Franco eh, ci ragion ragionasse un attimo su, appunto, su, sul composizionismo. Uh, perché eh, cosa rimane oggi ancora oggi no? rispetto a quella fase storica che appunto è una fase storica quella del, del diciamo del fordismo dell'operaio massa uh, come dire diciamo di una connotazione che ormai è quasi archeologia industriale rispetto a quello che stiamo vivendo ormai eh, il capitalismo e qui credo che sia uno dei concetti di fondo è un sistema rivoluzionario permanente e, e quindi eh, diciamo, eh, la classe operaia eh, andava bene diciamo, per gli anni 60 e 70, dopo la composizione sociale è cambiata. E quindi il termine composizionismo credo che si, si adatti meglio rispetto all'analisi del mutamento eh, che via via storicamente il capitalismo ha anche in reazione a quello che la classe operaia negli anni 60-70 ha fatto per metterlo in crisi e, e poi via via anche alle successive trasformazioni. Ecco, ora io finisco dicendo appunto, vorrei che tu partendo dal, da, da questo, da questi ragionamenti, ci facessi un po' uh, una, come dire, uh, una puntualizzazione rispetto ad alcune parole chiave, anche come la parola autonomia appunto il tema della composizione di classe, eh, l'inchiesta operaia che credo che sia un elemento importante e che caratterizza tutta questa fase anche storica del laboratorio, figure come Alquati ma non solo, eh, il tema della corricerca, della ricercazione, la parola chiave estraneità che supera il tema dell'alienazione e, e, e poi il tema della soggettivazione, ecco, che poi è un tema che eh, forse è anche un po' successivo, come, come diciamo, no, viene, viene forse dopo, negli anni, pieno anni 70, però è, è uno, dei, è uno dei, dei, dei temi centrali. Grazie. Eh, prego, Franco. <coughs> Io cercherò di rispondere a, ad Alessandro in maniera sintetica ed esauriente, eh, se ci riesco. Naturalmente non ci riuscirò perché vorrei stare nei 10-15 minuti. Eh, dunque, eh, ringrazio Alessandro anzitutto per essere andato al cuore della la faccenda che è contenuta in questa parola composizionismo che non me la, non me la invento eh, di sana pianta dal momento che, come tutti sappiamo, negli anni tra gli anni 60 e gli anni 70, diciamo pure anzi da quaderni rossi a classe operaia fino alla prima fase di potere operaio, la questione della composizione di classe eh, eh, sta decisamente al centro, ricordo, tra, per tutti, un bellissimo articolo di Alcuati del 1964 sulla composizione di classe all'Olivetti di Ivrea. Ecco, è uno degli articoli, io l'ho lessi per l'appunto che avevo 15 anni probabilmente, e, 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 e dunque è uno degli articoli che meglio eh, inquadra la questione che poi si sviluppa. Politicamente negli anni, negli anni successivi. Composizione, che è parola assai diversa da quell'altra che invece emerge in modo prepotente a partire dal 1970, e cioè la parola organizzazione. Eh, non vi è contraddizione fra questi due concetti, ma vi è certamente una differenza che vale la pena di sottolineare. Dal mio punto di vista la composizione è la realtà della vita quotidiana, la realtà della vita quotidiana della società, dei lavoratori, eh, del, del, dell'insieme eh, della società, mentre l'organizzazione è il momento in cui la soggettività, riflettendo su se stessa, si dà degli strumenti che sono in qualche misura esterni al eh, processo eh, di trasformazione, di div al divenire quotidiano eh, della, della, vita, della vita sociale. Da un punto di vista materialistico, io rivendico il carattere di, eh, diciamo, eh, di fondamentale. Della composizione rispetto all'organizzazione. È della composizione che dobbiamo occuparci prima di tutto se vogliamo poi porci il problema delle forme di organizzazione eh, della soggettività. Soggettività e soggettivazione. Questa dell'introduzione del zione, eh, del, del movimento, dell'azione, della processualità, del divenire è come Alessandro diceva, di qualche anno posteriore perché interviene il post-strutturalismo francese, interviene la lezione di Deleuze Guattari, interviene appunto il, il, un pensiero che dice ma soggetto è una brutta parola eh, troppo carica di residui anni. Eh, parliamo piuttosto del, del divenire del soggetto e in questo divenire del soggetto entrano fattori che mh, che non sono riducibili unicamente al sociale. Ecco, il materialismo composizionista del quale eh, così parlo, parlo in quel libro non è semplicemente interessato a ricostruire le trasformazioni del lavoro eh, e delle relazioni fra lavoro e capitale o del rapporto fra fabbrica e territorio e così via, cioè tutto ciò che con, con, eh, che concerne la eh, composizione sociale, ma è interessato invece, e questo, a mio parere, è decisivo nel, per, 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 per riuscire a riprendere in mano concetti capaci di spiegarci anche l'epoca eh, del XXI secolo, deve incorporare il concetto di composizione anche la dimensione culturale, la dimensione psichica. Ecco, lo psichismo come eh, eh, sfera assolutamente decisiva del processo di, eh, ricompos di, e de de di ricomposizione e di decomposizione eh, sociale entra... Nella mia comprensione, ma anche nella comprensione di una parte del movimento a partire dal 75-76, quindi dopo la fine di, di potere operaio ora, questo libro che è essenzialmente dedicato a potere operaio. Eh, io l'ho scritto fra il 94-95, è uscito con Derivia Prodi una prima volta col titolo Una nefasta utopia di potere operaio nel 97, mi pare. Eh, eh, è il primo libro, 98, è il primo libro comunque del, del, dell'editore eh, Derivia Prodi. No? E, bene, quando l'ho scritto erano gli anni in cui stava prepotentemente entrando in campo una trasformazione di tipo tecnico e sociale, che era legata con la formazione di Internet, che era legata con la formazione del, del, del lavoro cognitivo eh, eh, in rete e che era legato con un processo di precarizzazione del lavoro del quale cominciavamo faticosamente a intravedere le, la pericolosità. Diciamo la forza di trasformazione e di distruzione che abbiamo poi misurato in maniera più piena negli anni e nei decenni successivi. Ecco dunque, e, e, e quel libro lì l'ho scritto in un momento in cui confesso eh, ero abbastanza trascinato dalla, eh, dalla convinzione. Eh, ingenua, illuministica, insultatemi poi voi come vi pare, beh, dalla convinzione che Internet creasse condizioni di trasformazione positiva della composizione della composizione sociale. Perché? Perché tutto ad un tratto Internet metteva al centro finalmente quella che Marx chiama l'intelletto generale e dunque crea le condizioni per una, uno spostamento della composizione. E della lotta eh, sociale direttamente sul piano della conoscenza e, e, e della trasformazione tecnologica. Naturalmente mi sbagliavo, eh, mi sbagliavo poi sì e no perché negli ultimi capitoli inizio a, 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 a intravedere la complessità contraddittoria eh, del, del processo di trasformazione tecnologica. e, e ma insomma, poco importa, il punto è che l'oggetto della mia attenzione sono le lotte operaie studentesche degli anni Sessanta E cerco di insistere sul fatto che lotte operaie studentesche non è un'espressione giornalistica, retorica, per dire vogliamoci bene e tutti... No! Ma è una, una, una constatazione relativa al rapporto fra lavoro industriale eh, di fabbrica, diciamo così, e forza lavoro-informazione capace di creare le condizioni per una progressiva liberazione dal lavoro. Gli studenti. Lì già allora, devo dire, già nel, nel 68-69, qualcuno incominciava a vedere gli studenti non semplicemente come un alleato politico, ma come una componente sociale che portava dentro di sé la forza dell'intelletto generale. Paolo Virno su queste cose ha cominciato a scrivere poco tempo dopo, insomma, in modo molto eh, coerente. Ecco. Queste sono diciamo, le, 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 eh, le ragioni per cui, eh, come diceva Alessandro giustamente, qui siamo sul piano di una metodologia, cioè, eh, eh, questi sono i, i, eh, gli, i congegni metodologici con cui eh, provo, ho provato sempre ad affrontare le questioni. Il mio rapporto con potere operaio è un rapporto, eh, lo accennava prima Alessandro, è un, è un rapporto abbastanza mh, traballante, come tutto nella mia vita d'altronde. Entro in, in, eh, nel Partito Comunista, la Federazione Giovanista Comunista, nel 64, conosco... Eh, la redazione Emiliano Veneta di classe operaia nel 66 incomincio a distribuire Volantini in una fabbrica che si chiama Ico, eh, vetrai di seconda lavorazione nell'autunno del 66, eh, avendo 16 anni le operaie mi trattavano come un bambino e eh, quindi mi avevano molto in simpatia. Due anni dopo organizziamo uno sciopero eh, autonomo nella fabbrica Ico e eh, il, il Salario delle operaie della ICO balza improvvisamente da 40.000 lire a 70.000 lire. Erano tempi in cui i miracoli potevano, potevano accadere. E ecco nel frattempo. Si sta formando potere operaio. Noi firmavamo i volantini redazione veneto-emiliana di classe operaia all'inizio. Credo che potere operaio, l'espressione potere operaio comincia già a essere utilizzata nel 68, abusivamente, perché potere operaio come organizzazione nasce l'anno successivo, dopo le lotte alla Fiat e, e, e poi con il giornale. E, sta di fatto comunque che al congresso di Firenze dell'8-9 gennaio del 1970 il, il potere operaio, soprattutto la sezione eh, di Roma, rappresentata mi ricordo da Antonio Cecotti, valorosamente fa la proposta di bolscevizzazione, di trasformazione leninista del... Eh, della, del gruppo, io userei l'espressione gruppo per me non la parola organizzazione. E insieme a pochi altri, devo dire soprattutto, eh, mi ricordo eh, alcuni operai di Porto Marghera, Itolo Sbrogio, Giuseppe Massa, e alcuni milanesi, lo stesso Sergio Bologna. E, e alcuni fanno un po' il viso dell'arme. Eh, vedono eh, con eh, poca simpatia questa, questa proposta degli studenti romani. Erano arrivati dentro il potere operaio eh, a legioni e quindi si erano presi una posizione determinante. Avevano voce in capitolo, erano intelligenti, simpatici e quindi propongono la trasformazione leninista. Io resisto per un poco, ma le mie forze erano scarse e soprattutto non ho mai amato le battaglie di partito e quindi... Un anno e mezzo dopo, quando si tiene il congresso dell'EUR nel luglio del 1970, mi convinco del fatto che il gruppo dei miei compagni ed amici era in preda ad una crisi di follia suicidaria. Eh, credo alla distanza eh, di avere visto giusto, ma non, non sto qui ad insistere perché sarebbe di cattivo gusto. Ma insomma, esco da potere operaio. Tento di entrare in lotta continua se si vuole insistere sulla biografia, ma i miei amici di lotta continua mi dicono che io sono una spia di Toni Negri e quindi mi guardano con sospetto. Me ne frego e me ne vado per i fatti miei. Ora il punto è, il punto è che la storia di potere operaio continua a sembrarmi, e credo che il libro questo lo testimoni, come una storia di scoperta intellettuale formidabile, proprio perché riesce a cogliere, soprattutto nella prima fase fino al 69, riesce a cogliere gli elementi di novità sia del, 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 dell'operaio massa, dell'operaio senza qualificazione, di un operaio che è sì alienato. Ma in realtà non si sente alienato, si sente estraneo. Questa è la grande novità. L'estraneità prende il posto di quella cosa un po' lacrimosa che tutti gli intellettuali negli anni 60 andavano a vedere i film di Bergman o di Antonioni e piagnucolavano che siamo troppo alienati. Gli se ne fregano, non vanno a vedere i film di Antonioni e dicono semplicemente del lavoro non me ne importa un fico secco ecco la genialità di balestrini eh, fu proprio quella di interpretare questo sentimento meridionale mediterraneo eh, di ricca Estraneità al lavoro una, una estraneità che si collega contemporaneamente con un processo di autoformazione intellettuale, la conquista delle 150 ore, la creazione di una rete di autoapprendimento che nasce nelle fabbriche e che si diffonde in tutta la società, passa attraverso la scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo, questa anticipazione è, è, è preziosa in potere europeo. Di poter operare. Poi viene il leninismo e qui io non sono mai stato leninista eh, 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 perché ho sempre pensato che la soggettività sia irriducibile all'organizzazione. Questo non vuole dire che non, non serve l'organizzazione, magari ci fosse, eh, quando c'è è, è ottima cosa, ma l'organizzazione non è che uno strumento tattico. Nelle mani di un soggetto che ha la potenza della strategia, e quel soggetto è per l'appunto il lavoro nel suo ininterrotto processo di ricomposizione. Chiudo qua con le, le, le considerazioni sul passato, e se mi permettete mi prendo tre minuti per eh, parlare invece del presente. Ecco. Il concetto di composizione o anche di soggettivazione eh, mi paiono, sono per me eh, la chiave essenziale per capire dove siamo oggi. Cioè, oggi noi possiamo metterci ad analizzare il, tras le trasformazioni del ciclo del lavoro produttivo su scala globale, come hanno fatto brillantemente. Giovanni Arrighi o tanti altri eh, bravissimi teorici e compagni, ma se vogliamo capire l'essenziale di quello che sta accadendo oggi nel lavoro e nella società, dobbiamo trasferirci dentro l'anima la, del... del, 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 del del proletariato globale. Dobbiamo vedere le cose dal punto di vista dello sbriciolamento psichico che la trasformazione digitale in condizioni di dittatura neoliberale ha prodotto nella soggettività. E quando dico soggettività, lo dico in una maniera che è lontanissima. Dal soggettivismo organizzativo di tipo leninista. Dico è soggettività per dire il piacere e la sofferenza. Ecco questo è il punto. E, 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 e la, è la composizione di quanto godimento e quanto dolore incontriamo. Nella vita, nel lavoro, nella sessualità, nei rapporti con gli altri. Ora a me pare di poter dire, e qui vado naturalmente in maniera ultra rapida: mi pare di poter dire che il piacere si è ridotto allo 0,3% dell'esperienza mondiale, la sofferenza è al 96,5, lo spazio in mezzo è incerto. Per dire è scomparso il piacere della relazione sociale è scomparso il piacere dell'attività quello che rimane è la miseria psichica sessuale e alla fine la violenza l'aggressività il fascismo che sono Ricordiamocelo bene che questo non ce l'avevano mai detto i maestri del marxismo. Il fascismo è prima di tutto e soprattutto una cura contro la depressione. È una cura disastrosa perché tutto ad un tratto prendiamo la pillola fascismo e siamo di ottimo umore e ammazziamo tutti quelli che incontriamo per strada, la mattina dopo ci buttiamo dalla finestra e facciamo una guerra in Ucraina o di qua o di là. Scusate eh, se, eh, se sono eh, approssimativo, ma il, il senso della mia, eh, del, mio, del mio sentimento e anche del mio ragionamento è che eh, eh, quando 50, 60, 70 anni fa dicevamo certe parole come socialismo o barbarie non stavamo scherzando. Io mi prendo, cerco di prendere sul serio le parole eh, dei, dei miei compagni. E quelle parole le ho prese sul serio. Ora, la sconfitta del socialismo non è una lunga fase di ridefinizione di questo o di quello. È la disintegrazione della civiltà umana. Questo è ciò a cui noi stiamo assistendo e questo processo è irreversibile. Perciò, io credo che compito delle persone pensanti. Che io continuerei a chiamare comunisti, ma poi chiamateli come, come vi pare: compito delle persone pensanti oggi non è come rovesceremo il dominio globale dell'ignoranza e della violenza. Non ci riusciremo a farlo. Ma è come vivremo, come permetteremo ai nostri amici e a magari a coloro che irresponsabilmente abbiamo anche messo al mondo di vivere felicemente nei pochi decenni che restano alla storia del genere umano perché questa poi è l'altra grande novità su cui occorrerebbe riflettere le donne dal Giappone alla Corea, dalla Cina alla Russia, dall'Europa all'America, all'India e fra un poco anche in Africa hanno deciso di non procreare. Questa è la più grande novità del ventunesimo secolo. Tant'è vero che è la fine di quel cumulo di orrori che la storia umana ha mostrato alla fine di essere. Grazie, scusatemi se sono così un po' eh, drammatico. Eh, grazie, Franco. No, volevo ricordare che appunto tu hai ricostruito anche la storia del libro, però ecco, il libro diciamo, ha poi una nuova introduzione che tu hai fatto, hai scritto nel 2023, dove parte di questo ragionamento che hai fatto adesso, non, non molto ottimista, ecco, mettiamola così, eh, eh, viene sviluppato e ci sono appunto, ci sono anche tutta una serie di riflessioni rispetto rispetto a, a quello che tu dicevi, no? uh, rispetto a questo fascismo nelle sue varie forme uh, di nazionalismo, razzismo, uh, diciamo, e, e così via, ecco, eh, in cui si articola, ecco, e, e, e quindi era solo per dire che appunto il libro è stato ripubblicato nella sua, nella sua sostanza. Però ecco, c'è poi una, una tua introduzione che aggiorna, se vogliamo, ecco, fa un, una specie di... No, certo, 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 certo. Un certo. binocolo eh, molto, molto veloce, eh, rifocalizza le cose. Ecco. Ora, ehm, non so se qualcuno vuole intervenire subito. Beh, intanto, eh, scusate, intanto eh, vorrei ringraziare anche la Maurizio Cerbo per aver accettato l'invito a partecipare. A questo incontro che come redazione abbiamo promosso con, con Franco e con Bifo e vorrei anche sentire lui prima di cominciare a fare un po di, di domande se vuole anche lui fare un, un pezzetto di ragionamento insieme innanzitutto grazie per l'invito io eh, ad ascoltare a discutere con, eh, con Franco con cui discuto da decenni anzi e ho, ho letto fi, finalmente il cielo è caduto sulla terra intorno ai 14-15 anni alla fine degli anni 70 e da allora abbiamo diciamo, poi ho incontrato qualche anno dopo ma non molti e siamo sempre stati in contatto perlomeno telepatico come diceva pazienza quindi eh, abbiamo discusso anche proprio di questi temi prima che scrivesse il libro perché io lo andai a trovare perché per alcuni anni mi ero messo in testa di scrivere, anzi da qualche parte ce ancora, un, un tomo sull'operaismo italiano come alternativa diciamo, al filone principale del comunismo italiano, insomma al Togliattismo e via discorrendo. E quindi come Sa Franco ho girato per archivi di tutta Italia. Eh, io Ho anche intervistato moltissimi dei protagonisti, insomma, in lunghe discussioni, e voglio ricordare oggi anche Toni, che insomma, ci ha lasciato di recente Mario Tronti, e con cui insomma, ho discusso molto approfonditamente, oltre che con Franco, e anche con altri, eh, dell'elaborazione dell'operaismo italiano, che, a mio parere, quella di Franco, è particolarmente originale. Perché è andata molto, diciamo anche come fonti e contaminazioni, molto oltre eh, i confini soliti, e fortunatamente, a mio modesto parere, ha incontrato più altri fironi eh, del pensiero radicale e soprattutto dell'esperienza della eh, critica del capitalismo, come si è determinato nel secondo dopoguerra rispetto al realismo eh, mitteleuropeo di un Carl Smith e di altri che a mio parere hanno fatto un po' male alla riflessione eh, teorica nel, eh, nel nostro paese perché poi il confine tra il realismo e il cinismo eh, è molto labile e si può finire da terribilmente rivoluzionari eh, in posti in cui non avresti mai immaginato di dover finire anche Sostenendo posizioni insomma molto lontane dall'ispirazione di netta rottura col capitalismo che ti aveva eh, animato. Eh, io penso che ci siano alcune cose nel libro molto, molto preziose. In primo luogo, voglio dire da lettore che eh, è un libro diverso dai soliti, perché molti compagni della generazione di Franco, insomma, di quelli che sono stati in qualche maniera protagonisti del lungo 68 italiano. No, no, una memorialistica eh, molto autoindulgente di solito non parlo ovviamente dei pentiti o dissociati ma una difesa diciamo del, eh, di un percorso invece quella di... in cui molto spesso tra l'altro lo schema di fondo della narrazione è abbastanza semplice c'erano i giovani creativi intelligenti con tutte le novità la vecchia sinistra ottusa e stalinista e purtroppo questi vecchi non ci hanno fatto fare tutte le cose belle che avremmo fatto. Eh, invece mh, mi sembra che nel libro di Franco c'è una riflessione vera che io ritengo molto molto interessante anche sul piano storiografico perché tra l'altro era la stessa a cui ho aggiunto io, quindi eh, la dico eh, diciamo come complice nel senso per sintonia ma... E quando la raccontai questa tesi, che poi diceva, eh, ha citato anche Franco, mi colpì che era d'accordo con me Primo Moroni, che a suo modo ha avuto un tipo di esperienza di internità e movimenti da comunista irregolare molto simile a Franco, anche nel rapporto, per esempio, con tutta l'esperienza della sinistra nordamericana, eh, che io ho sempre molto apprezzato, non tanto per esterofilia per mito americano, ma semplicemente perché così come Marx studiò il capitalismo in Inghilterra, eh, nel dopoguerra i problemi che si posero a livello di massa ai marxisti in Italia dopo qualche decennio si erano già presentati negli Stati Uniti, dal fordismo fino alla cosiddetta società dei consumi all'opulenza e sia a forme di Contestazione che non nascevano nel luogo di lavoro, ma nascevano dalla critica della vita quotidiana. Eh, voglio dire, un pensatore come Deleuze o, o come anche lo stesso Foucault a misero che si erano ispirati agli autori della Big Generation in molte intuizioni loro filosofiche, che sono tra l'altro molto care eh, a Franco stesso. Ecco, eh, da questo punto di vista io credo che ci siano degli elementi nel libro molto importanti. Eh, io al contrario, non so. Insomma, ci siamo detti che faremo un convegno su Lenin prossimamente, quindi avremo modo di discuterne. Eh, io distinguerei Lenin dal leninismo, che in Italia viene contrapposto dal 68 italiano e anche dai gruppi primi del 68, cioè già da classe operaia ehm, al Partito Comunista Italiano e alla sua linea. È un leninismo eh, che non so se Lenin avrebbe sostenuto sostanzialmente si contesta al partito comunista italiano di aver rinunciato eh, a fare la rivoluzione e mentre in altri paesi, per esempio la Francia, eh, i situazionisti, i socialismo barbarie si rifanno a una lettura antileninista di comunismo dei consigli, sostanzialmente in Italia Franco è una rara eccezione, la maggior parte dei gruppi che nascono sostanzialmente dai più rozzi marxisti leninisti maoisti vive il leninismo eccetera però tutti cominciano a dire lenin contro la sinistra storica e contro il movimento operaio storico questo porta a mio parere e mi pare che lo dica anche franco nel libro a scelte infelici eh, per esempio quello di non cogliere la portata di massa dei consigli di fabbrica quando l'operaismo e i gruppi operaisti erano stati i giovani attivisti che avevano previsto l'ondata di fabbrica del Bienno Rosso. Voglio ricordare che all'inizio degli anni Sessanta Pietro Nenni giustificò la nascita del centrosistra dicendo che la classe operaia era stanca e che aveva bisogno di qualche vittoria sul piano istituzionale, visto che nelle fabbriche le prendeva soltanto. Va sicuramente a merito eh, dell'operaismo italiano, dei guaderni rossi, avere individuato che in quella fase storica... Eh, c'era la possibilità che fosse la lotta di fabbrica la leva della trasformazione sociale eh, complessiva e della messa in crisi eh, degli assetti di dominio capitalistico eh, nel nostro paese. Quindi è anche aver davanti ai cancelli della fabbrica prodotto quell'incontro tra movimento studentesco e classe operaia eh, che non era ascoltato. In altri paesi sono andati a fare Woodstock, non hanno fatto l'assemblea eh, operai studenti di, eh, di Torino o tutto ciò che è accaduto negli anni 60 in Italia. Ora tutto questo avrebbe potuto portare a una m, marcia di tipo diverso e invece l'idea della rottura rivoluzionaria della fotocopia dentro il capitale di Lenin in Inghilterra. Eh, che ricordo fu il manifesto di Tronti che poi nel 66 ci ripensò ma gli altri rimasero fino all'ultimo fedeli alle, a, a quelle in, in Inghilterra, eh, io credo ha portato a, eh, sia a fare tante cose buone eh, però a prendere anche clamorose cantonate ed entrare nella logica comunque del gruppo di avanguardia separato dalla massa eh, eh, per usare un termine del Tony, diciamo, degli ultimi vent'anni, dalla moltitudine, mentre la forza dell'operaismo era stata proprio quella di andare oltre ciò che riuscivano a fare i sindacati, pur di massa e di classe eh, tradizionali. Eh, in qualche maniera c'è stata una fase propulsiva, molto eh, da eh, IWW, eh, dell'operaismo italiano, e quindi io condivido, diciamo, da un punto di vista di uno che ha cominciato a dare i volantini. Quando quella storia si era, era diventata giudiziaria, eh, quindi non più diciamo, di movimento, eh, perché c'era stato il 7 aprile, eccetera, da, eh, da chi l'ha studiato quel periodo, io condivido l'analisi di Franco. Credo che siano interessanti anche poi le riflessioni che vengono poste rispetto al composizionismo. Eh, io, non, come sa Franco, non condivido l'idea che ci siano eh, gli automatismi e che. Mh, non ci, eh, la volontà e la soggettività non possano nulla. Il problema è che siamo molto deboli e veniamo anche da una storia in cui l'ipersoggettivazione ha prodotto anche, insomma, delle tragedie dentro le quali nel d'ombra delle quali noi ci troviamo. Franco ha fatto con il nostro comune amico, anzi, un amico che mi ha fatto conoscere Franco Andrea Groppler, un bellissimo film. Eh, comunismo futuro eh, che appunto riflette eh, su quello che è accaduto nel novecento concludo dicendo questo io credo che eh, ci siano delle riflessioni che, che noi assolutamente dobbiamo fare perché è evidente siamo in una eh, situazione storica di impasse che dura eh, da molti anni eh, Rispetto alla quale eh, io credo che abbiamo bisogno di, di valorizzare nella loro parte più viva e capace di essere eh, utile all'oggi eh, tutte le cassette degli attrezzi a disposizione con, una, con un metodo composizionista. Cioè, questo riguarda anche le idee, perché, per esempio, quando parliamo dello psichismo, eh, la cosa che dice Franco per me è molto molto importante perché noi siamo abituati a ragionare in, in termini del passato in cui la soggettività di massa, la classe era creata sostanzialmente dal meccanismo capitalistico, cioè sostanzialmente i 70.000 70 eh, operai della Fiat di Torino li mettevano insieme il capitale siccome gli faceva fare un lavoro di merda la catena per... Eh, 8-10 ore al giorno e poi non trovavano neanche una casa decente, un affitto decente quando arrivava qualcuno col volantino. Dopo che in tutta la società italiana, questo è un elemento che a mio parere allora l'operaismo, siccome ce l'aveva già a disposizione, lo considerava poco importante. Nell'ambito di una società in cui la forza del movimento organizzato socialista e comunista aveva fatto sì che milioni di persone avessero una Coscienza in alcuni, consapevolezza, cultura, in altri semplicemente un sentimento anticapitalistico, cosa che è fondamentale. E beh, questo già faceva in modo che c'era la classe, poi andava organizzata, eh, facevi partiti, sindacati, eccetera. Però la classe la formava il capitalismo. Noi oggi viviamo ancora adesso, oggi, dentro una contraddizione: che questa classe su scala globale è molto più numerosa. È molto più intelligente e molto più colta. Eh, per una parte consistente e laureata, eh, a volte ha fatto pure i master, eh, ha viaggiato per il mondo, ha la possibilità di connettersi e discutere tramite internet, eccetera, eccetera, però eh, non la mette insieme più il capitale. Anzi, il capitale, la frantuma all'infinito, e non riesce a mettersi insieme da sola. Io credo che questo sia. Il, il problemino enorme eh, che abbiamo tutti noi. Dopodiché, se c'è bisogno di esodo o c'è bisogno di rovesciamento, probabilmente come è accaduto nella, storia, nella nostra storia di comunista e comunisti, c'è bisogno sempre di tutte e due le cose, dipende dai, dai contesti, eh, dalle situazioni storiche. Quindi il farsi, il divenire classe. Eh, nella nostra epoca è molto molto più difficile e invece far diventare settori di classe fascisti eh, o neoliberali è molto molto facile. Oggi io vedo due pericoli: che la parte più colta del proletariato sia egemonizzata da un progressismo però al fondo neoliberista e eh, la parte diciamo eh, più massiccia, più sfruttata della classe. Eh, lavoratrice anche a più basso livello di scolarità sia invece egemonizzata eh, da ondate di destra, come vediamo dagli Stati Uniti fino al nostro paese. Grazie, non è un altro che ho già parlato? no, no, figura di grazie ancora, grazie a Franco e a Maurizio. Credo che anche noi, diciamo, come redazione possiamo. Presentare qualche qualche pensiero, qualche domanda, e volevo chiedere a Roberto Rosso che è qui collegato. Anche se sì, io mi riferisco soprattutto all'ultima parte, agli ultimi tre minuti sostanzialmente de dell'intervento di Bifo. <coughs> Io del, del, del testo di cui si parlava ho letto l'introduzione, avevo letto a suo tempo il testo su intitolato Heroes e poi dei pezzi eh, de de di quello che. Adesso sto riguardando un attimo un po' di pagine di mio notte che ero giusto per non, per non perdermi dietro alle chiacchiere e quello il terzo inconscio la psicosfera nell'era virale cioè diciamo io ultimamente e come interesse per spiegare diciamo da dove viene la mia attenzione e eh, sostanzialmente i miei interessi mi occupo da una parte delle questioni del digitale per Antico interesse, professione e poi così cultura, e poi tutta la problematica. Oltre alle solite questioni geopolitiche, geostrategiche, che come dire, da così da, 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 dai, dai nostri bassi fondi scrutiamo, cercando di capire che cosa succede. Dall'altra c'è, diciamo, la, la tematica della. Della crisi ambientale, e ovviamente quella la crisi ambientale e la transizione digitale che io ho vissuto, sono anche un ragazzino del 49, un po' meno precoce, e poi, eh, rapidamente, eh, come dire, ho dato fine alla, al mio, alla mia militanza in lotta continua, eccetera. Facendo parte di quelle bande che poi sono finite in una questione giudiziaria, sostanzialmente. Io racconto sempre che ero stato al, al convegno di settembre a Bologna e che ne ero uscito con una sorta mi ha sembrato di respirare una sorta di atmosfera melanconica, cioè. Non, non, a parte le diatribe, gli scontri, eccetera, l'adrenalina del confronto in mega assemblee, la, la felicità di fare grandi cortei, a parte la mia scelta di allora, io ero già, facevo già il, il militante double fast, come si dice, ma eh, come dire, vivevo, eh, vivevo quel momento come un momento di passaggio in cui ciò che era successo prima non si sarebbe più ripetuto, anzi questo era, io lo, lo racconto sempre perché poi magari altri, specialmente chi era il più giovane, eh, l'hanno vissuto magari diversamente. Ecco. Oggi io appunto ragiono su questa cosa dell'estinzione possibile, no? non solo la sesta estinzione di massa delle, delle, delle a livello di, delle forme di vita, ma proprio la possibilità di un crollo di quella che è la civiltà umana. Io personalmente sono affezionato al fatto e non solo, ma eh, credo appunto che eh, il digitale, il rapporto tra diciamo, la vita psichica, e, e il digitale, sia appunto sulla base anche delle cose scritte da Gattari, eccetera sia stato investigato soprattutto credo nell'ultimo periodo molto da bifo insomma ultimo periodo intendo gli ultimi anni e quindi la, proprio il fatto che ci sia una dissoluzione un'invasione della vita psichica e relazionale una dissoluzione e quindi come dire il fatto che l'analisi della appunto di quella che veniva chiamata la soggettività delle forme di, di aggregazione eccetera debba fare i conti con questo aspetto. Eh, Bifo eh, parla eh, della sconfitta del conitariato, insomma dell'incapacità del, del conitariato di diventare una forza, di fare quello che eh, per, alcuni, per alcuni anni si è pensato potesse essere un, un nuovo soggetto, ecco, con tutto maiuscolo probabilmente contro il processo di precarizzazione, eccetera, eccetera. E parla anche della sconfitta dell'ingegnere a un certo punto. Insomma, c'è tutta un'analisi di questo, del processo, fino ad arrivare a un fatto che... Eh, quindi analizza, eh, ci sono cose scritte anche a, a ridosso della, eh, della pandemia, insomma, dove... Appunto, eh, eh, evidentemente c'è tutto il rapporto tra la pandemia, il virus la, eh, e come, eh, come viene veicolato dentro la, 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 la demografia esistente. E io cito una cosa che dice appunto nel terzo inconscio, la psicosfera nera virtuale, in quella parte che, che ho letto già e dice: e Dulcis in fundo, solo interiorizzando l'orizzonte dell'estinzione potremmo creare le condizioni che permettano di sfuggire a quell'orizzonte. Solo a partire dalla citazione sera dell'estinzione potremo elaborare strategie non competitive, ma solidali che rendano possibile evitarla. Proprio perché eh, io riferisco appunto quello che penso eh, anche per avere una dialettica e non solo <ride> come dire delle domande eh anche se io mi ritrovo dentro sulla necessità di fare questa riflessione poi come dire il mood la, eh, la storia, la personalità ti portano poi a esprimerti anche poi la capacità di scrivere evidentemente che eh, indubbiamente eh, appartiene a, a Bifo a me molto di meno insomma su questo ringrazio eh, transform che mi ha costretto ogni tanto a mettere nero su bianco ecco ma io individuo cioè per, io individuo da una parte una, una sorta di neodarvinismo, cioè il fatto che sostanzialmente eh, il capitalismo nella sua forma, se si può chiamare ancora così, eccetera, ma lasciamo perdere, eh, tende oramai a, 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 al fatto che si preservi una parte minoritaria dentro la crisi eh, nell'umanità e che se ragioniamo sull'esplosione demografica dell'Africa per dire siamo già di fronte a delle cose inimmaginabili e dall'altra che eh, quella che è diciamo tutta la dimensione digitale e quindi il, il, il tema che abbiamo chiamato che non che abbiamo chiamato assieme a tanti altri l'artificializzazione cioè io lo chiamo il cyborg globale cioè il fatto che la, i processi di riproduzione siano sempre di più un intreccio appunto tra eh protesi artificiali e non solo le protesi che ognuno di noi ha ma proprio complessivamente il processo di riproduzione dove lì c'è il rapporto tra il digitale e eh, diciamo le biotecnologie eccetera e poi tutta la dimensione psichica evidentemente io per dire mi stavo leggendo adesso un libro di Alan Ehrenberg che si chiama La meccanica delle passioni, cervello, comportamento società proprio perché essendo io poco poco formato da questo punto di vista ho bisogno che una... qualcuno come dire mi permettesse mi sono letto anche un'altra cosa che sono... ti chiedo di finisco eh. che si chiama eh, le... la metafisica delle scimmie che parla appunto della concezione dell'umanità ecco io credo che e chiudo qui che siamo appunto su un crinale fondamentale dentro cui tutta la discussione degli anni '70 a cui abbiamo fatto riferimento ecco Diciamo che la composizione complessiva dentro cui ci agitiamo è, è particolarmente complessa e contraddittoria e appunto forse tocca lavorare molto di più tutti assieme. Grazie, scusate se l'ho fatto a lunga, ma. Grazie, grazie, grazie di... a te, volevo dare la parola a Franco, Franco Ferrari, questa volta nella redazione di Transform prima di ridare la parola ad Alessandro e quindi agli ospiti. Eh, sì, eh, allora, premetto che io sono in disaccordo su quasi tutti i, i, i concetti fondamentali diciamo, dell'operaismo nella sua vasta, eh, che non vuol dire che non trovi stimolante, interessanti le, le cose dette, scritte, capito evidentemente, insomma, che colgono molti elementi importanti. Io resto dell'idea, in questo sono... Un po' polinista ancora. cerco di essere un po' polinista. <ride> e quindi credo che lo strumento politico che il partito, che nelle forme che necessariamente deve assumere, partendo dall'esperienza storica che ci ha dimostrato anche tanti di tutti. Io vengo dal PC, non dalla... e quindi è un altro tipo di esperienza. E gli errori che ci sono stati, le cose che non hanno funzionato, e che vanno riviste. Ora, il problema eh, anche delle, delle esposizioni che adesso ha fatto Bifo, che, che ha, ma è molto precisa, dice, io lo interpreto così, poi dico, eh, da un lato c'è diciamo, il soggetto collettivo, adesso qui puoi, senza entrare troppo nella discussione filosofica, che poi non saprei sostenere sul, sull'idea di soggetto, però il discorso sulla composizione di tasse serve a individuare com'è il soggetto, come determinato dal capitalismo e come di per sé è già diciamo così rivoluzionario comunque antagonista in, contra in contrasto con, con il capitale eccetera e poi c'è il partito che è lo strumento il che presuppone diciamo che lo strumento sia qualcosa di esterno se io uso un martello io sono il soggetto che ho il pensiero strategico perché so cosa faccio con quel martello e poi c'è il martello è una metafora così, però insomma che sta lì e che aspetta che io lo utilizzi. Ora, il problema, eh, secondo me, in realtà la storia si dice che c'è un'interazione molto più articolata fra diciamo, lo strumento o gli strumenti, perché non è che il partito, l'insieme di forze politiche che hanno espresso il Movimento Operaio e eh, diciamo, la classe, le, le, i soggetti sociali, eccetera che in parte si è costruito e si è definito anche grazie allo strumento che si è dato storicamente. Ora il problema, e qui la faccio veloce, è che eh, se il partito, l'organizzazione è lo strumento di un soggetto che preesiste, ma se il soggetto si è disgregato, perché mi pare questo che è poi è abbastanza vero, questo è il problema, eh, allora come ci si salta fuori? Eh, questo è, è. Io credo che lo strumento politico debba essere pensato anche per ricostruire un minimo di come dire, omogeneità del soggetto che oggi è disgregato. Però è chiaro che se noi lo separiamo in modo così radicale, eh, questa è un'operazione che, che non avrebbe senso e che diventa anche impossibile sostanzialmente. Fine. grazie franco non so se ci sono altri nella redazione beh mi piacerebbe, mi piacerebbe dire una cosa io prego prego perché bah, sapete mi, mi, mi sento molto di ringraziare di ringraziare bifo per la, la drammaticità che ha messo eh, che ha messo nel suo intervento e, non mi vorrei addentrare nella discussione che mi pare abbia già messo un sacco di carne al fuoco. Devo dire però che una, una sorta di contrapposizione tra, ehm, come chiamarla, la sfera del politico e quell'altra sfera che, diciamo, la possiamo... Uh, forse chiamare ricomposta e in questo ovviamente mi fermo sospendo perché dire ricomposta significa che ha già riassorbito parzialmente almeno la sfera epolita cioè voglio dire scusatemi se sono impreciso ma la uh, questa divisione tra eh, il politico e il sociale, ehm, il conflitto di classe, eh, mi sembra eh, che sia sterile. e eh, Anche la ricostruzione dei passaggi generosi della vita di Bipo, autobiografica, è importante, voglio dire, io ho molto apprezzato quando ha detto in un'altra occasione mi pare nel libro forse che ha lasciato potere operaio dopo che eh, c'era stato un intervento anche contro le donne mi pare molto bello no e questa bellezza questo psichismo cui fa riferimento anche di riattraversano i termini di questo di questo dibattito, di questa contrapposizione, eh, che mi pare rappresenti più una difficoltà odierna che non una, come dire, una, una realtà filosofica o di impostazione o teorica. E, e allora ritorno un attimo a una cosa che avevo sospeso: l'autobiografia di Bifo. E, la sua crescita eh, come militante comunista e questo suo rivendicarsi ancora come noi, penso tutti noi comunisti, eh, passa attraverso delle fasi storiche che probabilmente sono più influenti che non un dibattito teorico e, e che andrebbero ricostruite su un piano storico anche con, una anche con un discanto. Perché eh, se non applicassimo questo ci ritroveremmo in vecchie diatribe che rappresentano il passato, questo è sì, veramente il passato, e che riemergono invece in una situazione come quella della sinistra italiana che io credo sia veramente pronunciata. E credo che anche le nostre valutazioni su quanto fossimo vicini a una qualche forma di vittoria in italia eh, dovrebbero essere dimensionate dovrebbero essere ricapite anche in funzione della forza e delle caratteristiche proprie del sistema sociale italiano e che probabilmente non è paragonabile apprezzo moltissimo questo americanismo, anche se forse sbaglio a dire così, di Maurizio Acervo, perché anch'io credo la stessa cosa, credo che eh, le cose vadano, vadano viste nei punti alti, se possibile, se si riesce. Cioè. Ecco, solo questo, e volevo concludere con un richiamo, eh, cioè una, una domanda, perché altrimenti dieta proprio è. Eh, eh, Franco, bifo, ma eh, questa diserzione a cui tu fai spesso riferimento eh, la trovo veramente un'intuizione importante. E mi piacerebbe chiederti: ma non avrai tempo, stiamo sforando tutti i tempi. Eh, quanto questa diserzione sia un superamento attivo, sia una rottura. Di vecchi psichismi e una riattivazione, un terreno di riattivazione invece del piacere della, so della, della socialità e del godimento a cui tu fai, hai fatto riferimento. Sì. Grazie Giancarlo, e c'è Roberto Musacchio. Pensavo poi... di non parlare proprio 30 secondi. Io sento l'esigenza rispetto a, a, alle terminologie usate, che sono eh, classe, soggetto, strumento, eccetera, eccetera, invece di proporre due parole, eh, anche un po' pesanti. Una si chiama potere e l'altra si chiama storia. Eh, io ho questa condizione soggettiva. Mi sento che senza potere, come sono in questo momento, non riesco più a fare storia e che senza storia... Non esisto come individuo, esisto, ma non esisto come soggetto capace di determinare degli eventi. E questo mh, mi impoverisce enormemente, cioè mi impedisce la realizzazione. E niente, me la metto lì perché non ce l'ho fatta a tenerla per me. Grazie. Vabbè, niente di che. E, va bene, io eh, non so se Alessandro anche vuole. Aggiungere qualche qualcosa, altrimenti io darei subito la parola a Franco Bifo e, e poi amore. diamo la parola a Franco perché c'è tanta tante cose che sono state sollevate e credo che insomma non vogliamo togliere tempo. Prego, Franco. Grazie, e eh, quanti minuti abbiamo? Dieci? <ride> no, perché per te quello che vuoi, Franco, no, quello che ti no, serve no. dai. <ride> Sarò sintetico, ma non, non c'è un, non è, non casca la linea. So no, che Zuma a un certo no, no. punto eh, ci lascia a piedi. E, dunque, io partirei, beh, sono tante cose che mi piacerebbe riprendere ad approfondire, per esempio il riferimento che ha fatto Roberto Rosso alla... Al, al convegno di settembre. Nessuno ha mai raccontato il convegno di settembre, nessuno. E non potrò farlo certamente io, perché ero latitante, eh, stavo a Parigi attaccato al telefono, mi facevo raccontare la storia. però. Naturalmente, anche se non c'ero, ho, ho capito molte cose, ecco, poi l'ho ricostruito in seguito. E, e sono convinto del fatto che il convegno di settembre sia stato un colossale eh, fallimento e un colossale errore. Prima di tutto mio, di Maurizio Torrealte e di Felix Guattari, cioè di coloro che hanno concepito... Quel eh, convegno e che gli hanno dato un titolo completamente sbagliato, Convegno sulla repressione. E, ecco, l, l, quel convegno ha, ha ricostituito la con, una condizione del discorso che il movimento di febbraio e di marzo a Roma e a Bologna, ma anche in tanti altri posti d'Italia, aveva superato, eravamo al di là. Del rapporto con lo Stato, la repressione, Qu avremmo dovuto convocare un convegno che si facesse una domanda: come vivremo? Come cambierà la comunicazione? Come cambierà la tecnica? Come cambierà il lavoro? Chi è questa signora Thatcher di cui sentiamo parlare? Ecco, invece, abbiamo detto la repressione. Certo, c'erano migliaia di compagni in galera, quindi bisognava occuparsene di loro, ma non era il modo giusto quello lì abbiamo creato, lo dico uno perché è un tema che mi interessa moltissimo, mi brucia, è l'errore più grande che ho fatto nella mia vita, quindi vorrei riuscire un giorno a parlarne, due perché lì si giocò proprio la... la, 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 la una questione metodologica. Non fummo capaci di anticipare il processo di trasformazione della composizione soggettiva e ci mettemmo lì a dire lo Stato è cattivo, ci mette in galera. Beh, ecco, chiuso quell'argomento a mio parere. Eh, Interessante, poi un giorno eh, parleremo anche di questo, se ci resterà il tempo, perché non mi pare che ce ne... a me non ne resta molto di sicuro. Poi Franco, Franco Ferrari ha posto un'altra questione che a me interessa molto: lui dice: come si salta fuori? E, e pone il problema della politica o del partito, se vogliamo, per dirla tutta, come uh, lo strumento che. Potrebbe forse, o oh, non ci resta che quello. Bene, su questo piano non ci resta che quella possibilità, cioè quella di una riattivazione volontaria. Eh, diciamo pure di una dinamica sociale che si è invece eh, che ha perduto invece la, gli orizzonti eh, che, eh, che un tempo ci sembravano possibili ecco io rispetto naturalmente questa posizione come potrei non rispettarla ma è proprio il contrario di quello che penso io eh, d'altronde eh, eh, lo sappiamo eh, già è proprio il contrario di quello che penso io cioè cioè io non ho mai creduto che il partito possa inventare, in questo senso non sono, sono leninista, eh, eh, non ho mai creduto che il partito inventa o, o costruisce o crea la condizione nella quale poi la soggettività si esprime. Ho sempre pensato che il partito, se vogliamo, o comunque le forme dell'organizzazione sono degli... Eh, delle Guattari direbbe delle concatenazioni specifiche, cioè del, degli strumenti che noi mettiamo nel percorso dell'autonomia, eh, della, della, dell della, della ricomposizione della soggettività eh, collettiva. Ecco un'altra cosa voglio dire, poi concludo sulla diserzione naturalmente. Eh, ma un'ultima cosa voglio dire a proposito dell'intervento di Giancarlo Scottoni che fa un cenno alla questione di, del comunismo, come, come, come oggi sia possibile relazionarsi al comunismo. Io dopo, un, un, dopo 50 anni di riflessioni in cui mi chiedo continuamente, sono comunista io oppure no? Guarda, i comunisti sono così così ordinati e tu sei così anarchico, eccetera, eccetera. Forse non sono un comunista, può darsi, l'essenzialismo non mi interessa, però alla domanda cos'è il comunismo per me rispondo in tre maniere. Uno, il comunismo è il futuro mancato, è l'unica possibilità che il nove, forse che il Novecento aveva di evitare il bagno di sangue l'internazionalismo, il comunismo è internazionalismo prima di tutto e soprattutto. Quando viene meno... E, e qui io divento leninista per qualche minuto. Eh, quando penso a Zimmerwald, c'è un momento in cui Lenin comprende tutto del XX secolo. E è a Zimmerwald, quando lui dice gli operai francesi e gli operai tedeschi sono amici, fratelli e compagni e chiunque pensi di poter rimettere l'uno contro l'altro anche se è socialdemocratico è un fascista e noi non stiamo con quelli lì questa intuizione che poi Chiamiamo internazionalismo, ma che non è uno dice internazionalismo, è, è una parola che ti si spegne in bocca perché sembra così. Volemmo sebbene no. L'internazionalismo è la materialistica unità degli interessi di tutti coloro che sono sfruttati. Parole retoriche assolutamente no. Sono le uniche parole che ci permettono di dire su cosa si fonda la possibilità di evitare la guerra caotica e devastante che, nella quale siamo invece ripiombati e dalla quale io credo che non usciremo vivi. Dunque il comunismo è il futuro mancato, ma è anche una seconda cosa. Il comunismo è il presente di chi vuole capire, perché io mi rendo conto del fatto. E se, beh, poi io posso parlare con tutti, sono un, anzi, sono un gran chiacchierone e quindi parlo praticamente con chiunque incontro per strada, ma nove volte su dieci capisco che non ci stiamo capendo proprio che il, il senso delle parole che danno i giornali, la televisione e tutti i cretini che ci circondano, che purtroppo sono diventati maggioranza, sono parole che. <coughs> non hanno un fondamento, non dico di verità, un fondamento eh, di, eh, diciamo di concretezza, non colgono il divenire. I comunisti sono coloro che ancora oggi parlano di lavoro, capitale, internazionalismo o guerra, cioè di questioni che sono attualissime. Ma invece tutti gli altri parlano di onestà, corruzione, identità. Ecco, quelli che parlano di identità sono l'esatto contrario dei comunisti. Tre, c'è una terza cosa che è il comunismo, e qui vengo alla diserzione: il comunismo è anche un futuro, è il futuro che noi consegniamo come eredità ai sopravvissuti della disintegrazione, la fine della civiltà umana che è in corso ecco qui mi soffermo un attimo e poi ho proprio finito guardate eh, Pessimismo e ottimismo sono due parole che non, non uso, mi fanno sorridere, non, non so cosa vuol dire ottimismo, pessimismo. io sono di ottimo umore, ho vissuto una vita bellissima, sai che mi frega a me del futuro dell'umanità, perché dovrei diventare pessimista solo per questo? Certo, vedere che in questo momento... Quotidianamente si svolge a poche centinaia di chilometri da noi uno sterminio nazista, che Auschwitz è stato ricostituito sul, sulle coste del Mediterraneo. Mi fa male fisicamente, certo, ma non è con que non è con a questo livello non, non, non intendo ragionare sulla sconfitta come se fosse un problema che mi è andata fatta bene a me o mi è andata fatta male a me, non è questo il punto. E dunque, dentro la sconfitta, io mi chiedo, dunque, avevamo noi gli strumenti per evitare la catastrofe? C'è un libro che consiglio a tutti di Amitav Ghosh, Comunista di Calcutta. Il libro si chiama La maledizione della noce moscata e Amitav Ghosh, in quel libro, spiega che cosa è successo nel 6 e nel 700 in India, in Bengala e soprattutto in Indonesia, quando gli olandesi e poi gli inglesi vanno, distruggono tutto per coltivare la noce moscata. Eh? Ecco, e dice Amitav Ghosh, comunista. E naturalmente ecologista radicale, dice Marx: questo non ci aveva pensato, che il colonialismo ha distrutto le condizioni per il futuro umano molto prima che si formasse la classe operaia industriale, così. Cedric Robinson, per esempio, che ha scritto Marxismo Nero, Black Marxism, è un libro che credo sia stato tradotto in italiano recentemente da, da questi editori Allegre. Bene, Cedric Robinson dice, attenzione, lo schiavismo viene prima della classe operaia. La distruzione della vita umana in Africa, la, la distruzione dell'ambiente e delle possibilità di, di sopravvivenza di milioni e milioni di persone viene prima della formazione della classe operaia. Dunque, e, e, sia Robinson che Gosch ci stanno dicendo e ce lo dice tutto il movimento femminista d'altronde no? e, e, e lo, lo sfruttamento della, del, del, del lavoro e della vita eh, femminile viene prima della formazione della classe operaia dunque in qualche modo noi abbiamo cominciato a batterci quando eravamo ragazzini contro lo sfruttamento della classe operaia ma molto tardi abbiamo capito cos'era il colonialismo Cos'era il razzismo e cos'era l'oppressione eh, del, del, della femminilità della donna. Ecco queste, queste sono le ragioni per cui ripensare il comunismo oggi significa chiedersi: sopravviveremo al collasso finale del pianeta fisico e, e sopravviveremo alla guerra nucleare? Che sicuramente. È in preparazione entro il decennio eh, in corso sopravviveremo noi alla distruzione del, del del delle relazioni psichiche sessuali affettive tra persone che sono costrette alla competizione digitale ininterrotta sopravviveremo come vivremo? Io gli ho detto a Maurizio, ma lui non mi sta mai ad ascoltare. Se io avessi un partito, piccolo o grande che sia, farei una sola campagna, attaccherei un milione di manifesti, ammesso che possiamo farlo. Con su scritto due parole: Come vivremo? Come vivremo? Questa è la domanda che la gente si fa, ma non ha neppure più il coraggio di farsela. Ecco, allora qui viene la diserzione. Cioè la, eh, eh, Roberto, Roberto Musacchio eh, in poche parole eh, eh, mi ha offerto l'inizio diciamo <ride> della mia conclusione. Ha detto io mi sento che non so più fare la storia. Ma il punto è proprio questo, che la storia non c'è più che non c'è più nessuna storia. Siamo nel momento in cui sopravvivere, vivere, essere felici è possibile solo se usciamo da quella cosa che gli inglesi chiamano his story ed entriamo in quella che gli inglesi non chiamano ma dovrebbero chiamare her story, la storia di ciò che non ha storia. Ecco, diserzione vuol dire questo essenzialmente che dal momento che hanno distrutto tutto intorno a noi, dobbiamo abbandonare le, Mao diceva abbandonare le illusioni, prepariamoci alla lotta. Io direi abbandoniamo le lesioni, prepariamoci alla diserzione, che ciascuno si guardi intorno. Quanti amici ho? quanti amori ho, quanti strumenti ho, quanto acqua ho, quanto eh, semi ho per sopravvivere. E dunque creo la mia comunità, lo stanno facendo i ragazzi. Molti stanno facendo esattamente questo, calcolano come potranno sopravvivere con i, pro, con i, loro, con i loro amici intorno. E poi, poi c'è una... Diserzione c'è ovviamente la diserzione dalla guerra che noi non abbiamo mai smesso di predicare da Zimmerwald in poi, ma che oggi acquista naturalmente una, una funzione particolare, ma poi c'è un'ultima cosa che è quello che le donne stanno facendo o meglio non stanno facendo. Non procreano più. Ora questo è un capitolo enorme. Ma guardate, eh, eh, vedete, tutti i nostri cretinetti, da Meloni a Macron, eh, fanno grandi promesse che eh, eh, riprenderemo a, far far, a fare figli e come no, certo riprenderemo a fare figli. <ride> Spiegami come. E gli altri cretinetti del PD dicono no, ma allora bisogna fare gli asili, dare un po' di soldi. No, il punto è che le donne hanno capito che vittime per la guerra nucleare, vittime per l'inferno climatico, non li vogliono fare più. Inoltre, grazie alle microplastiche, che sono un alleato paradossale del, del bene dell'umanità, Fare figli è diventato quasi impossibile perché negli ultimi 40 anni, questo la Meloni non lo sa o non ce lo dice, non lo sa, non lo sa. Negli ultimi 40 anni la fertilità maschile è crollata del 58%. Eh? Due. E, e c'è un libro molto bello su questo che si chiama Countdown, su come le microplastiche hanno creato le condizioni per la infertilità maschile. Due. Nessuno scopa più, non so se ve ne siete resi conto. La sessualità sta scomparendo dalla storia del genere umano e per tante ragioni del tutto legittime. Non solo perché l'individualismo, l'atomismo digitale ha reso. Rarissimo l'incontro eh, fra persone eh, in carne ed ossa e senza incontro in carne ed ossa è difficile procreare, ma anche per il fatto che il desiderio dell'epoca immateriale digitale è un desiderio essenzialmente semiotico. È il desiderio che ha cambiato. C'è un libro di Luigi, Zaya, ehm, di Luigi Zoya a questo proposito che si chiama Il declino del desiderio. Ecco, la faccio finita, qui la faccio veramente finita. E resta poco tempo al genere umano. Noi come genere non raggiungeremo il ventiduesimo secolo, credo. E io mi complimento con la genialità del Dio, del caso, che ha reso possibile questa diserzione dalla storia del genere umano. Però intanto siamo qua. A noi ci resta poco tempo. A me resta poco tempo, grazie a Dio. E ma a tutti quelli che invece hanno vent'anni di tempo, gliene resta. Quindi come vivremo? Come vivranno loro? Se non disertando, se non attivamente cancellando il futuro che il capitalismo ci ha costretto a sopportare. Grazie tante e arrivederci alla prossima. Grazie veramente, amico, sei sempre illuminante. E prima di chiudere, volevo sentire anche Maurizio, se ultime sue considerazioni, visto che è anche stato tirato in ballo. Sì, l'acquisto io di ho manifesto. sempre tenterò sempre di iscrivere al nostro partito franco anche perché siamo rimasti in pochi quindi è una forma anche questa di inserzione non rischia di, di, di stare in una soggettività con grandi che abbia molti grilli per la testa di dettare la linea all'umanità ma non diffido neanche della possibilità che nei decenni che ci rimangono faremo anche qualche altro nuovo partito e io voglio dire una cosa, la prima è questa, e nella parte non dico pessimistica ma apocalittica del discorso di Franco, cioè l'ultima parte diciamo, io mi richiamo invece proprio all'aspetto positivo dell'esperienza operaista degli anni 60, perché eh, ovviamente tutte le tendenze di cui parla Franco e di cui parliamo noi tutti i giorni, compreso Roberto con quelle pochissime parole che però hanno detto molto della fase storica che viviamo, che non è, la fase, non è una questione individuale, ma storica, che riguarda un'intera epoca e lo stare nel mondo, in, eh, che riguarda, penso, almeno tutti quegli esseri pensanti insomma, che si dicono comunisti o comunisti, per dirlo franco. E cioè negli anni 60 il dibattito era su una parola che poi è scomparsa. Che si chiamava Integrazione, cioè il pensiero critico, tutto, eh, ragionava dalla Germania agli Stati Uniti all'Italia sull'integrazione. C'è cioè, un film bellissimo. considero insieme alla Battaglia di Algeri, forse il più bello degli anni 60 che, come film, insomma, il 68 è venuto prima, è la vita agra. Eh, Tratto da Bianciardi con un grande Ugo Tognazzi, che lì meritò sul campo il titolo di vero capo delle Brigate de Rosse, vi ricordate la Vitagra? Ecco l'integrazione. Gli operaisti contestavano, poi se vi ricordate, c'erano le analisi pessimistiche di Marcuse che arrivavano dagli Stati Uniti, dove oggettivamente non c'era più dopo il maccartismo, un movimento. Operaio comunista socialista, cioè una, o meglio, gli operai operavano lo stesso e conquistavano i più alti salari del mondo, ma eh, non lo facevano attraverso lotte con una coscienza socialista e con insomma un progetto socialista o comunista, come accadeva eh, in Europa. E l'operaismo invece eh, propose di vedere le linee di frattura. Ma che possono essere viste anche come linee di diserzione, linee di fuga, cioè laddove io vi ricordo che c'era tutto il dibattito sulla fabbrica, la catena, il terrorismo, il fordismo, che producevano una classe operaia dequalificata, con meno potere in fabbrica rispetto all'operaio professionale, eccetera, eccetera, fu certamente intuizione invece del. Dell'operaismo vedere nella composizione di classe una possibilità. Io mi ricordo un testo molto bello di Franco di tanti anni fa che si intitolava Era la prefazione, un libro di Savelli sulla musica psichedelica californiana, California Dreaming, in cui lui parlava appunto di quello di Marcuse come umanesimo terrorizzato, cioè, vedeva la bomba atomica che ricordo anche qui, noi adesso. Stiamo tornando a ragionare sul fatto che da un momento all'altro ci poteva essere eh, la bomba atomica. Ora, eh, un autore che ha citato Franco Gunther Anders, quando incontrò pensieri e quelli dei quaderni rossi, lo presero in giro. Trovate traccia di questo in una lettera di pansieri a, agli altri non mi ricordo a chi del gruppo forse a Tronti in cui gli racconta abbiamo incontrato Gunther Anders ci ha parlato della bomba atomica che ci distruggerà tutti eh, Al posto che la lotta di classe eccetera eccetera e i giovani operaisti ridevano di Gunther Anders eh, compreso Panzieri, che era anche persona saggia e con lunga esperienza alle spalle e ovviamente per il 90% aveva ragione Gunther Anders perché il fatto che non sia ancora scoppiata la guerra nucleare non significa che basta una volta che scoppia, poi non ce la raccontiamo più. Però avevano a loro modo, da un punto di vista eh, del periodo storico, una verità con sé eh, i giovani operaisti dei quaderni rossi che lo prendevano in giro, eh, nel senso che cercavano di vedere in un universo su cui incombeva la bomba i blocchi. Est-ovest, eh, la capacità egemonica del neocapitalismo, eccetera, le linee di frattura. Ecco, io tendo a dire che nonostante, insomma, il pessimismo della ragione non ci debba eh, non accompagnare, che però cercare anche oggi le linee di frattura possibili è, è anche questa una forma di diserzione perché ho la sensazione che. Che faccia parte del matrix dentro cui noi ci troviamo, anche una diserzione che sia troppo eh, superficiale. L'altra cosa che volevo dire è, riguarda il tema del, del, del soggetto. Perché nel libro si parla molto del cognitariato che sostanzialmente. Come è accaduto nel dibattito tra marxisti negli ultimi 150 anni, insomma, dovrebbe essere la parte del proletariato, della classe che ha più strumenti per essere, eh, per essere in grado di contestare lo strapotere del capitale, ma la, soprattutto la logica del capitale, e eh, la forza del capitale e anche di essere quello che aggrega un po' come si pensava un tempo fosse l'operaio di fabbrica. Mi corregga Franco. Se mi, mi sbaglio, anche se la dico molto insomma eh, in maniera sintetica, ora Franco ha detto una cosa su cui io credo che noi dobbiamo riflettere: cioè, Franco ha detto, ma in realtà, prima che nascesse la classe operaia, quella di cui ha parlato Marcia, la grande classe operaia industriale eh, in Inghilterra e via discorrendo, eh, c'era già stata la distruzione coloniale, lo schiavismo, c'è insomma l'accumulazione Primitiva, con la distruzione ambientale. Oggi sappiamo che Marx in realtà era appassionatissimo di questi temi. Eh, negli anni 60 se ne aveva, tranne il nostro compagno Giorgio Nebbia, eh, meno consapevolezza. Eh, ma vorrei sottolineare una cosa, ci sono degli storici che tra l'altro fra credo Franco conosca, perché almeno uno ha una provenienza che viene comunque dall'arrivo negli Stati Uniti all'operaismo. Parlo in Inghilterra, c'è cioè Peter Limbo. Che hanno scritto un libro bellissimo che in italiano è stato tradotto I ribelli dell'Atlantico, ma in, eh, in inglese, secondo me, è più preciso. che L'inglese è l'idra dalle molte teste, e cioè il fatto che la nascita del capitalismo, dicono questi due storici, che tra l'altro sono allievi del più grande studioso della classe operaia del dopoguerra, cioè di, di Edward Palmer Thompson, un grande comunista libertario, eh, tra l'altro. Scambiai delle mail su Thomson con Toni Negri circa un anno fa, mi dispiace, poi non ci siamo visti per discuterne. E questi due storici cosa raccontano? Che il proletariato non è nato dentro le fabbriche, ma è nato nelle piantagioni e sopra le navi eh, della costruzione del capitalismo eh, atlantico e planetario. Perché dico? È che quindi della storia del proletariato non fanno parte solo i, i setaioli eh, di Lione, eh, o gli operai parigini del 48, o i cartisti inglesi, ma anche gli schiavi in rivolta nelle piantagioni, i marinai che erano proletari inglesi o ex schiavi o di tutto il mondo che si ammutinavano delle navi le navi furono le prime forme di fabbrica. Eh, perché dico tutto questo? Perché. Probabilmente su scala planetaria oggi abbiamo tante linee eh, di frattura e, e dentro queste linee di frattura si tratta anche di eh, da parte nostra e io qui intendo la funzione della soggettività. Eh, la funzione della soggettività è provare a mettere insieme il pazzo e a proporre delle visioni. E concludo con questo eh, su Lenin discuteremo un'altra Volta, ma su Marx ci ritroviamo d'accordo. Un, un grande storico che è anche un nostro compagno, Paolo Favilli, che è tradotto in tutto il mondo e poco letto in Italia, a mio parere è studiato in Italia, ci ricorda due cose. Uno, che erano comunisti anche gli anarchici, anzi fino al 17-18 eh, gli anarchici erano gli unici che si dicevano comunisti perché per i marxisti si dicevano socialisti, socialdemocratici. Due, ci ricorda un'altra cosa. Che prima che quelli come Marx cominciassero a parlare di classe, quelli che poi diventarono la classe non si concepivano come classe, cioè il concatenamento fu reso possibile dall'azione di una disoggettività che poi chiameremmo oggi partito. e Quando Marx parlava di partito, parlava di questa cosa qui, che fosse esterna o interna, dipende dai pericoli storici. Insomma, Chiudo qui per dire semplicemente che siamo di fronte, che discutendo di tante cose, quando si fa così è ovvio che non possiamo che essere un po' confusi, però abbiamo discusso dei fondamentali di cui non discute nessuno e questo è la gioia e il piacere di rimanere comunisti. Grazie a Transform per questa chiacchierata. Grazie, grazie veramente moltissimo a Franco Bernardi Bifo e a Maurizio Cerbo e permettetemi anche a Alessandro Scassellati di averci un po' costretti diciamo, a misurarci con questi temi che veramente, come ha detto Maurizio, adesso sono anche un po' anche la gioia che ci meritiamo in questa vita, almeno per me e per tutti noi. Grazie ancora, e troverete chiaramente il video di questa registrazione sulla pagina di, sul sito di Transform Italia nelle prossime settimane. Ciao.